A San Francisco stanno progettando una batteria che si autoricarica e può durare migliaia di anni. Si tratta di una batteria di nanodiamanti che potrebbe essere alimentata da rifiuti radioattivi. L'idea è venuta dai ricercatori dell'Università di Bristol. Per svilupparla hanno fondato la società Nano Diamond Battery. Per dirla in maniera semplice, mettono i rifiuti radioattivi dentro un involucro fatto da nanodiamanti e sfruttano le radiazioni per produrre energia. Ma la vera svolta è che questa batteria potrebbe alimentare dispositivi elettronici senza dover mai essere sostituita. Il limite è che non può essere usata per generare grossi flussi di energia. Per la batteria si usano dei diamanti blu creati in laboratorio con il carbonio 14. Produrre un carato in laboratorio può costare fino a $500. Vuol dire che produrre un grammo costerebbe $2.500. Quindi sicuramente queste batterie non costeranno poi così poco. Anche se Nano Diamond Battery prevede che il prezzo dei diamanti scenderà con la produzione di massa. Le prime batterie nucleari commerciali dovrebbero arrivare sul mercato entro il 2024.